Sì, no, noi ci troviamo per due motivi principali. Uno, dopo quattro anni e mezzo d'amministrazione è necessario naturalmente eh, fare un bilancio pubblico con chi ci ha eletto, ma non solo con chi ci ha eletto, con tutti eh, gli appartenenti all'area della sinistra. È un bilancio dei quattro anni di amministrazione comunale in cui eh, noi abbiamo lavorato con impegno e ed dedizione con dei buoni risultati, anche se naturalmente non possiamo nascondere che ci sono state delle, eh, come ho già detto in altre occasioni, delle ombre nell'amministrazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto naturalmente ci si nasconde eh, che tra sei mesi circa sette-otto mesi ci saranno delle elezioni amministrative e quindi eh, dovremo decidere che impostazione dare alla nostra posizione futura. Insomma. Eh, rimangono per adesso aperte tutte le posizioni, non abbiamo preso nessuna decisione, eh, potrebbe essere un proseguo del, della... della Coalizione con il centro sinistra, eh, però c'è anche il, la possibilità che invece eh, si trovino altre strade, anche in considerazione del fatto che la, la situazione politica nazionale dal 2011 a ora è cambiata completamente, la sinistra si trova all'opposizione netta, forte, decisa di questo governo, che è un governo del PD. Qualora vi andasse bene un'eventuale alleanza col PD, ma non vi andassero bene i nomi proposti dal PD, potreste eventualmente proporre alla coalizione una, una primaria? Eh, credo che sia abbastanza presto per dire queste cose. La, la prima eh, opzione, la prima scelta da fare è eh, se andare a un tentativo di coalizione o meno. Nel caso si decidesse in tutti insieme eh, di eh, provare a coalizzarsi ancora con le forze del centro-sinistra, quindi col PD, eh, valuteremo poi in base ai programmi, alle persone, alle possibilità e quindi non è da escludere nulla, ma non abbiamo deciso davvero assolutamente nulla. Ci riserviamo, non stasera, non sarà il momento decisionale, ma nelle prossime settimane di eh, arrivare a una decisione sul nostro futuro.